Siamo molto contenti di poter offrire a tanti questa serata di inaugurazione per il restauro che è recentemente stato completato di Palazzo Bianchetti, che è di proprietà dell'Opera Diocesana Madonna della Fiducia. È stata un'impresa molto complessa, però siamo arrivati in fondo e abbiamo voluto trasportare qui quell'evento che stasera sarebbe stato eseguito presso la raccolta Lercaro. Quindi abbiamo voluto invece farlo qui proprio per dare un'opportunità per ascoltare tanto della bella musica, ma anche un po' la storia di questo palazzo e qualche nota tecnica rispetto ai restauri che sono stati eseguiti. È molto importante questo momento, perché questo palazzo ha una grande storia, anche per l'opera diocesana, perché qui sono stati ospitati per un certo periodo i famosi ragazzi del Cardinal Lercaro, cioè sono stati ospitati in questo palazzo qui. E quindi allora fu un momento molto significativo, ma ancora adesso in un certo senso il palazzo aiuta e contribuisce a portare avanti in particolare il progetto educativo che si sviluppa nel collegio universitario della diocesi, che è Villa San Giacomo. Se dovessi un po' sintetizzare in un titolo, direi curare bene il bello per poter fare anche del bene. La storia di Palazzo Tartani e Bianchetti è una storia antica che si intreccia a quella di nobili famiglie della città di Bologna. Il palazzo viene acquistato da Alessandro Tartani nel 1477. Tartani era un giurista dello studio bolognese e molto importante, che lascia in eredità ai propri figli un piccolo edificio che sorgeva su precedenti torri e case. E i figli lo sviluppano ancora di più fino a quando poi nel 600 arrivano i Ferri e poi i Legnani Ferri e infine alla fine del 700 la famiglia Bianchetti, che col conte Pietro Paolo Bianchetti ristruttura l'intero edificio, l'intera casa, dando la forma e l'assetto che vediamo oggi. Viene innalzato di un piano, viene ristrutturata la facciata e dato l'incarico a Giacomo Rossi di creare quei meravigliosi mascheroni che si vedono appunto mettendosi al di là del portico sulla facciata d'archi, e vengono chiamati importanti artisti anche per decorare le sale, e in più un plasticatore come Luigi Acquisti per creare le sculture che decorano lo scalone principale.